015. Con il dritto esplosivo da fondo campo, Becker, 030. Un'altra palla centrata da Becker. Questa invece l'ha centrata benissimo, questo passante di rovescio giocato a tutto braccio. Dopo poi Sampras è più impressionabile dalla personalità di McEnroe. Ma la corte è proprio brutta. Però tenta il colpo Noah, cosiddetto colpo Noah, perché lo ha giocato per la prima volta Noah. Per sei volte ha fatto un punto e ne ha persi. E ne ha persi 5. Beh, si spiegano abbastanza bene questi dati. 30-0. Guarda che risposta che ha giocato Agassi. Bravissimo lei. Tirato fuori una volée smorzata di dritto. Sulla prima risposta, guardate che... che miracolo. Si era tirata fuori dai piedi la palla. Cioè la racchetta in mezzo proprio alle gambe. Ora la rivediamo di nuovo. 10 sul 4 pari, primo set. Anche detto, se fossi sicuro che la palla era fuori te la darei. Cosa che poi dopo bisognerebbe verificare. A conferma che il dritto funziona. Becker. Eh beh, l'incontro giocato in Coppa Davis è stato pieno di tie break. Questa è una comoda conclusione per Agassi. La risposta di dritto vincente di Agassi. 40 pari. Coraggio lo tira fuori nei momenti più importanti. Con il dritto Agassi, dritto anomalo dal centro verso destra. Becker ha giocato la palla corta sulla risposta al servizio. Per 2-7, è venuto a rete il terzo e il quarto, è ritornato indietro nel quinto. Sì, però l'anno scorso ha battuto qui l'Ender in finale giocando anche molto... Beh, incredibile, questo è incredibile. Questa qui va rivista sicuramente questa palla, Poi anche il passante di rovescio che mette in difficoltà Becker, ma ha giocato un colpo Agassi qui che... straordinaria... coordinazione. E trovare l'equilibrio in quella situazione lì è straordinario. Ecco. Molto bravo Agassi che si procura un altro set point. Piede. Qui sì. Addirittura l'ha messo per terra. Il Becker ha giocato due volte consecutive in cross di dritto. Con il rovescio anticipato Agassi. Brillantissima soluzione. 6-4. Mancati da Agassi. Non aveva neanche chiuso Becker. Prende l'iniziativa Agassi, mette in difficoltà Becker sulla risposta e poi chiude il quarto set point. Becker.
scelto la seconda soluzione. Si è aperto il campo, mette a segno il dritto Boris Becker, 12 punti a 10 il primo set in suo favore, con molto rammarico probabilmente. Punti a 10. Il passante di rovescio di Agassi. Il passante di rovescio di Becker. Però. Si è buttato da una parte Becker, Agassi l'ha infilato dall'altra. 40-15, due palle per la prima a Becker. Chiude con il dritto Agassi, 0-40. Becker in questo game. Un altro dritto a segno da parte di Andre Agassi, che strappa un'altra volta il servizio a Becker. Il punteggio è 6-3 per Agassi. Ancora a segno Agassi, 40-0. Può dare dei buoni risultati, anche se rimane, così come concetto generale, il fatto che questa è la superficie sulla quale la palla corta rende di meno. Gran passante di rovescio, ci sono 5-3, ma gli conviene cercare di sfruttare. Invece ci pensa Becker a togliere ogni dubbio, butta fuori questo rovescio di 3 metri. Ed Agassi in camera il terzo set per 6-2. Inquadra la televisione perché com'è messa sul campo. La risposta esplosiva e vincente di Becker. Che rischio. Questo è molto bello. Pallonetto liftato. È la prima volta che si gioca questo colpo. Bravissimo. Questa è una gran palla, perché è giocata a 4 metri dalla rete, quindi richiede quelle qualità di tocco. Il passante di Agassi, straordinario. E qui corre Becker, quando il pallino lo prende Agassi. Agassi ha giocato un punto straordinario, non solo, poi non solo ha conquistato il punto, ma secondo me sto punto. Difende bene la rete Becker con la volée di rovescio. Un'esercitazione, questo è il dritto di Becker contro il rovescio di Agassi. Recupera Agassi e mette a segno il passante di dritto. Becker non è riuscito a chiudere la volée, ma non era facile. Mini match. Come gli è andata Becker? Il passante di rovescio di Agassi. E c'è il break, 5-3, 5-3.
sulla riga. Assegno il dritto di Agassi, 3 match point. Aveva risposto piuttosto corto Baker. Match point numero 2. Vola via la risposta di dritto di Becker e André Agassi è in finale. Agassi vince con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2, 6-3. Sembrava che dopo il primo set, nel quale Agassi aveva sciupato ben 5 set... ...di giudicare sui servizi di Sampras, e la palla cammina talmente in fretta. Ragazzi! Prima un pallonetto sul quale Sampras è arrivato proprio... grandissimo scambio, McEnroe ha fatto una... Questa risposta? Io non la commento neanche perché si commenta da seri. Mamma mia. Guarda. Però fino ad arrivare al numero 4 del mondo comunque. Non ora, ma... Signor Sampras, molto bravo. Grande difficoltà e anche di grande scelta. Guarda, raffinatezza, direi. Questo è un sicuro, eh. McEnroe prenda tempo, cerchi di dargli fastidio, impassibile però. In rete la risposta di dritto di McEnroe, Sampras tiene a zero per la terza volta. 14 discese, così, tanto per... McEnroe aveva servito una curva esterna e Sampras lo ha invece a fare Sampras. Beh, coraggiosissimo. È ingiustizia grande. Sì. Tutta sulla palla. Altro passante, questo di grandissima qualità. Vedi che rimane in fondo? Non ha più lo sprint per andare avanti e rinuncia anche questa volta. Beh, rinuncia. Qui avrebbe rinunciato chiunque. Ha giocato una volée corta di rovescio. Fa Sampras. Se decide di andare avanti o se serve forte, ma rimane dietro. Andato. È a segno la volée di rovescio di Sampras. Pete Sampras vince il secondo set col punteggio... Beh, insomma, presa della rete, È lontano dalla palla molto spesso. Prodezza, follia, atletica. Bene, guarda. Sono lieto di essermi sbagliato. Ma a piedi pari, guarda che roba. Sì. Poi come tale, di tali botte. Sì. Violenza, ma anche di elegante violenza, eccola qua. Qui due bei colpi, Mamma mio Dio, sublime. Mai, se Dio vuole, uno che non faccia questo osceno pugno così volgare. Oh, signori, io mi alzo in piedi qua, levo il cappello. Del pubblico, mentre Sampras, sì, mi pare che Sampras abbia abbastanza affascinato la gente. Grande risposta di McEnroe. Che coraggio sulla seconda. È dentro il cross di dritto di John McEnroe, che rientra dunque in partita. La volée di dritto di McEnroe, 6-3 il terzo set dopo 2 ore e 2 minuti di gioco. La Coppa Davis.
che gioca tra due settimane a Vienna contro l'Austria. Carino, perché purtroppo il regolamento vieta di fare USA A e USA B, sennò potrebbero andare in finale tutte e due. Sportivi in questo stadio. Guardati, guarda che spettacolo. Che meraviglia. Beh. Fortuna sì. Infinita. Eh sì. Grandissimo. Questo è un colpo di una difficoltà 9, ecco, nella scala Mercalli del tennis. Match point numero 2. Eccolo qua. Ace chiude con un ace che è un po' il simbolo del suo gioco. È il 17esimo. 2 ore e 43 minuti di gioco, vince in 4 set Pete Sampras. Per giocare il dritto Sampras, non venire troppo dentro il campo, anche se no ti faccio male. Beh, questa è una demi-volée di rovescio di grandissima difficoltà. L'inclinazione della rete, sì, e la rotazione sinistra orsa. Grande accelerazione di rovescio di Agassi. Attacco in controtempo. Gran passante di dritto. Da fuori. Cambato Sampras. Splendida corsa. La conferma che Agassi è migliorato atleticamente. Gran tennis. Che la prima volée di. Sul nastro la risposta di dritto di André Agassi. Sampras in camera. Non pensate. È un'industria. Sì, una vera industria. L'industria dalla lunghezza, però è stavolta bravo Andreino, sì. Devi cercare di tirare perché... o di tenere la palla alta per trovare il tempo per il rientro. Contropiede sublime. Fortunato anche. È vero, si scusa. Scusa, bravissimo. Come buona questo è un colpo straordinario. Ancora palla break. Beh, insomma, mi alzo in piedi, mi levo il cappello. Straordinario. Precisione, gran risposta di Agassi. L'anticipo di Agassi con il rovescio 15-0. E Agassi. Preso Agassi che sbaglia il passante di dritto e concede un set point. Set point Sampras, secondo set. Direttamente sulla risposta di rovescio Pete Sampras. Bravo, questa volta riesce la palla corta ad Agassi e gli procura un'altra palla break, la terza dell'incontro. Coraggioso, ma stavolta lo passa Andreino. No, ma guarda, neanche qui. Insomma. E ha scelto la parte giusta. Arriva. Comunque dopo averla intuita poi bisogna anche fare la volée di sì, rovescio. Fuori. Qui ha
Agassi ha avuto, era grossa. Sì, a momenti ha perso l'orecchino quasi per la rabbia, per come scuoteva il capo. Gran difesa della rete, il sesto gioco del secondo set, il decimo. Ha tentato un attacco in contro, in una fase dell'incontro che sembrava favorevole ad Agassi. Agassi si trova a dover recuperare tre palle break. Ottiene il punto direttamente da fondo campo con un rovescio eloquente di quello di Andrein. Sbaglia di dritto André Agassi. Fitzsampras alla sua prima finale vince l'Open degli Stati Uniti. Il punteggio è 6-4, 6-3, 6-2. Punteggio discendente, un'ora e 42 minuti di gioco, quindi per la gioia dei fotografi, del pubblico, dei fotografi professionisti che sono sul campo, dei numerosissimi fotografi dilettanti. Insomma, Rino,